Consigliere Foroni, lei presenterà oggi una mozione urgente sugli esodati. Dice che sono già state prese delle misure, ma non sono ancora sufficienti, quindi bisogna aiutare altre 150 persone. In che modo? Ma più che esodati, in realtà si tratta di pensionati. La legge del luglio del 2010, la famosa legge Sacconi, prevedeva uno slittamento per andare effettivamente in pensione nel momento in cui era cessata l'attività lavorativa, accompagnata da un sostegno al reddito. Con un decreto del dicembre del 2013, quindi di qualche giorno fa, di un mese fa, Roma ha cambiato completamente ottica, escludendo dal sostegno al reddito quelle persone che erano andate in mobilità entro l'aprile del 2010. Cosa significa? Significa che ci sono lavoratori che hanno andato in mobilità per evitare che i giovani venivano licenziati e dare una continuità aziendale, ma che una volta finita la mobilità sono stati esclusi dal sostegno reddito, cioè sono andati in mobilità, hanno maturato la pensione, ma effettivamente percepiranno la pensione a distanza di 7, 8 mesi, 9 mesi, un anno. E si tratta molto spesso di chi aveva mansioni da operaio, quindi già che proveniva da un periodo di mobilità con una decurtazione dello stipendio. Regione Lombardia interviene ancora una volta, interverrà a supplire le mancanze di Roma con questa assurda interpretazione, facendo cosa? Cercando di studiare il prestito d'onore, cioè dicendo: caro futuro pensionato, ti diamo noi 500-600 euro al mese, quella che sarà parametrata come l'indennità che sarebbe aspettata come sostegno al reddito, tu ce li restituirai senza interessi in vari anni e quando comincerai effettivamente a percepire la pensione. Ancora una volta, ripeto, interveniamo, Roma sottrae risorse per persone soprattutto lombarde, soprattutto del nord, e ci pensa ancora una volta la Regione Lombardia a supplire a queste mancanze. Infatti ci sono dei requisiti da rispettare. I requisiti da rispettare saranno quelli di uno che chiaramente senza reddito ha finito la mobilità e ha la certificazione che andrà in pensione fra 6 mesi, 7 mesi, un anno o oltre. Insomma, per tutto questo periodo avrà ogni mese un sostegno a reddito che, ripeto, che dovrà restituire nel corso degli anni, 5-6 anni, ad interessi zero. Lei fa parte anche della Commissione Agricoltura, si era parlato della necessità di istituire un tavolo ad hoc, però è stato raggiunto in Lombardia un accordo sul prezzo del latte. È stato raggiunto un accordo sul prezzo del latte che ha visto un parziale aumento, quindi 44,5 centesimi al litro, un accordo che possiamo dire da un certo punto di vista soddisfacente, anche se è certamente lontano dalla risoluzione vera del problema del prezzo del latte, un prezzo che è ancora al di sotto dell'effettivo costo e che non premia la qualità e la capacità di quelle che sono le nostre aziende agricole. Abbiamo iniziato proprio stamattina un gruppo di lavoro sul latte, perché da qui a pochi mesi, alla fine nel 2015, finirà il regime delle quote latte. E quindi significa che le nostre aziende agricole, il nostro comparto dovrà attrezzarsi alle grandi sfide del futuro anche nel mercato del latte, non solo per quanto riguarda il mercato interno, ma anche per la capacità di export, di guardare all'estero. E allora divenne di grandissima attualità quella che è stata la proposta dell'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava, che ho ripreso anch'io, quella di fare un impianto per la polverizzazione del latte. Oggi noi dobbiamo sapere che c'è carenza di latte nel mercato europeo, perché la Germania lo sta polverizzando tutto e lo sta spedendo tutto all'estero, nei mercati emergenti, Cina, sud-est asiatico, America, eccetera. Noi non possiamo farci soffiare questa grande capacità di business, di redditività, di capacità imprenditoriale, sfruttando quel made in Italy, made in Lombardia, che all'estero ancora un richiamo fortissimo.